Ciao a tutti e bentornati come una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su 1971 Project Helios. Questo è un gioco simile come meccaniche a un XCOM, con alcune varianti che andremo tra poco a vedere, dove potremo in pratica camminare liberamente. Il gioco si trova su Steam ed è uscito il 6 di giugno, se non ricordo male, a 29,99. Infatti, ora andremo a scoprire se il gioco merita o no questo prezzo. Il mondo è ambientato in una terra, diciamo, completamente ghiacciata, dove il fulgore, da quello che ho capito, è una sorta di valuta utilizzata per pagare le varie missioni e scongelare, diciamo, altre persone ferite o i propri punti abilità. Lo proviamo perché qua abbiamo comunque le possibilità di vedere tra un livello e l'altro il campo, dove possiamo andare a vedere tutto diciamo la leggenda dei vari delle meccaniche di combattimento, le tipi di armature, i consigli. Andando avanti scopriamo nuove informazioni sul combattimento. Possiamo andare a rivedere un ascolto di un audio che in realtà poi audio non è, e ci fa vedere un dialogo tra due protagonisti. Alla fine andremo a controllare 8 personaggi, sbloccando ognuno il suo equipaggiamento, il suo livello, il suo albero di abilità, insomma. Andiamo avanti, abbiamo lasciato Tebe, ho fatto una missione che in realtà non ho capito molto perché la storia è stata abbastanza criptica all'inizio, però abbiamo una nuova persona, abbiamo Emil e Anna sin dall'inizio, una usa un fucile a lunga gittata e l'altro un cane mozze. Ame sa dove si trova Delphi 3, se è ancora vivo, lo saprà, la sapranno dirci dove si trova, ovviamente, come vedete il gioco in italiano. Emil, da qui in poi continuiamo a piedi, la città di Ame è un po' più verso est. Ricevuto. Questo tizio qui ci sta scortando, diciamo che ci siamo messi in un casino e dobbiamo salvare delle persone facendo una missione per un tizio, se no ucciderà le persone che ha rapito, da quanto ho capito. Là sono pacifici ma non conoscono la politica degli altri scavenger della zona. Non abbassate la guardia. Va bene, vedete, ci si muove così, in questo modo, e quando si incontra un nemico parte il combattimento. Ma parte il combattimento non è che si blocca immediatamente, ma possiamo iniziare a dare un'occhiata alla disposizione tattica del... Qua siamo bloccati. Una delle cose più scomode del gioco, ma veramente, veramente scomoda, è il sistema di telecamera. Perché... non è molto funzionale dal mio punto di vista, perché in pratica potete ruotarla, ok, soltanto di qualche grado, ma soprattutto non diventa trasparente nulla, quindi se voi vi imboscate qua dietro non vedete più niente e dovete ruotare la visuale, che è questione d'abitudine, ma per una persona come me che ha un senso dell'orientamento di un bradipo, ma vedete, uno si è imboscato lì dietro. Adesso qua è partito il combattimento, abbiamo incontrato i nemici. Abbiamo vari tipi di abilità, iniziamo con Emil. Emil è qui, quindi in pratica possiamo ruotare e vedere. Ok, Emil è qui. Possiamo fare due azioni, che una in genere è movimento e attacco. Quello che possiamo fare è colpire alla testa, che però è un'abilità che possiamo usare una volta ogni due turni. E in pratica porta direttamente alla morte qualora dovessimo colpire. Lo proviamo subito. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora andiamo con un altro personaggio. Col tasto control cambiamo. Possiamo andare a colpirne un altro. Qua dobbiamo ottimizzare i colpi perché da qui a lì... Ok, vediamo se ce la facciamo. No, lui è nuovo, quindi non lo conosco ancora. Lui ha questa abilità spostamento mobile in unità nemica adiacente di una casella. No, possiamo accoltellare. Possiamo aumentare la nostra armatura. No, io direi di provarlo questo tizio qui e lo facciamo andare qui dietro e lo facciamo accoltellare. Ovviamente c'è una sorta di guardia per gli altri personaggi e anche per i nemici, quindi in pratica possiamo lasciarli fermi e fargli sparare qualora entrasse qualcuno a portata di tiro. Ora, ok, abbiamo ucciso. Potevamo spingerlo fuori dalla copertura e finirla lì. Ora... andiamo a spostare un altro personaggio, lo muoviamo qui. Non dovremmo riuscire a fare il colpo alla testa, infatti, perché ci chiede tutti e due i punti. Questo è la modalità guardia, in pratica se esce spara. Io gli faccio sparare invece, vediamo se riusciamo a colpire lui o lui. Lui, no, lui, neanche. Non mi fai sparare?
No, allora lo metto in guardia. Tanto confermazione. Ok. Questo purtroppo lo vedete anche per i nemici. Quando useranno questa azione lo vedete anche sui nemici, quindi è un po' una facilitazione. Teniamo premuto il tasto R a fine turno e quindi vedete che lui non esce, sta fermo sul posto, quindi è la fine. Alla fine la guardia non scatta, però scatta in questo caso perché si sta muovendo di qua. Gli abbiamo sparato togliendogli metà vita, quindi abbiamo comunque fatto un buon... Allora, la cosa bella è che quando noi perdiamo un combattimento, il combattimento ci permette di essere rifatto, quindi non è che si parte indietro chissà dove. Allora, in pratica, questo nostro socio lo facciamo muovere qui perché non può andare là da loro, quindi lui attacca solo corpo a corpo, quindi direi che lo mettiamo in difesa. Ok, lui può sparare e colpire alla testa, vediamo se ce la fa da lì. No, evidentemente no. Quindi lo facciamo muovere. No, scusate, lo faccio muovere premendo l'abilità. Lo faccio camminare fin qui. E vediamo se può anche sparare. Dovrebbe poter sparare. Sì, e spara lui. Sì, tanto no, non serviva in effetti a colpirlo alla testa perché era già a metà vita, quindi sarebbe morto sicuramente. E questo invece... Non posso colpirlo là dietro, eh? No. Lo faccio muovere qui. A mio rischio e pericolo. E poi gli faccio sparare. Adesso ruotiamo la visuale in modo da non essere così impiccati. Vediamo cosa sta succedendo. Vedete di punta il fucile a pompa. Quasi morto. Però vabbè, adesso si prenderà il danno. Perché abbiamo finito i turni di tutte le persone. Quindi lui... Però stupidamente spara sempre a sto qui, mancandolo molto bene. Allora, in questo caso finiremo in bellezza con Renzo che si avvicina lì. Proviamo anche questa abilità. Spingiamolo di là. Ok. Se poi, vabbè, questo aveva l'azione guardia, poteva sparare. Però, vabbè, adesso lo colpiamo alla testa a distanza e concludiamo in bellezza il combattimento. Una volta concluso, si torna a questa schermata e si va avanti. Abbiamo l'obiettivo di trovare il villaggio di Ame e parlare con Ame, quindi continuiamo, andiamo a vedere un attimo dove si va. Allora, intanto vedete, ritorno all'accampamento, è l'unica opzione che abbiamo dal menu al momento. Ecco qua, altro combattimento. Non l'ho trovato onestamente molto vario a livello di meccaniche, perché alla fine è così. È tutto così. In realtà poi sarà da vedere gli alberi di abilità perché controlleremo 8 persone profondamente diverse l'una dall'altra. Quindi, allora adesso tu che colpisci la testa, potresti colpire lui? No, lui neanche. Colpisci lui. E comunque ne lasciamo uno in meno per il prossimo turno. Quindi, perfetto. Ora, tu hai già. Puoi solo muovere perché hai sparato. Tu puoi fare quello che vuoi, quindi vai qui, sperando che questo non sia in guardia, ma no, non lo è. E gli diamo un'accoltellata. Che non uccide, però. Non uccide, però al prossimo turno è spacciato. Il nostro amico che però ci spara da una distanza ravvicinata, ma questo tizio è super corazzato. C'è anche Demoni, ci spara alle spalle, no? Direi che è abbastanza un gorilla, sto qua. Ok. Ma mi ha fatto un colpo, mi ha stordito. No, no. L'unica curiosità che ho io rispetto a questo, per questo gioco è il vedere se poi il gioco, il gameplay si aprirà. E l'ho voluto fare direttamente in video. Allora, iniziamo sterminando lui. Ok. Allora, passiamo il turno, andiamo di qua con Emil che sparerà a pochi centimetri dalla faccia di sto tizio, non uccidendolo. Allora, l'altro tizio passa il turno perché l'hanno stordito con quel calcio nei maroni, quindi tocca allo scavenger che spara contro Renzo ancora una volta. Da quello che ho visto, la vita si rigenera ogni fine combattimento. Ecco, ma anche lui. Però intanto l'altro si è ripreso, quindi va bene così. E allora, vieni qua e vendicati come puoi. Anche perché sto qua.
Ok. Abbiamo concluso il combattimento, andiamo a ruotare nuovamente la visuale. Vedete che io già qua adesso ho perso l'orientamento, no, adesso dovremmo andare giusti. Ecco qua, e ci butta in combattimento così. Vabbè, allora. Io non lo so. Come strategico, cioè graficamente è carino, e sarà da vedere un attimo come diventerà andando avanti. Quello è l'unico dubbio che ho. Per cui magari si potrebbe fare magari una live o un altro gameplay. Intanto continuiamo a vedere come continua, perché arriveremo alla fine del livello 2, dove avremo sicuramente dell'altro da fare. Abbiamo 5 nemici, 4 in totale. Andiamo a spinare questo, mi tengo tutte le abilità di colpo in testa per dopo. Sfrutto anche Renzo, che è uno dei più. Vediamo se riesco a colpire qualcuno in testa. No, no, perché sono coperti. Quindi lo muovo, scusate, lo muovo qui. E le faccio sparare normalmente adesso, poi vedremo dopo. No, non può sparare. Sì, può spararla in fondo. Beh. Peccato che l'interazione col mondo sia, per quanto visto finora, ridotta al minimo. Perché il mondo è anche carino. Tutto questo mondo innevato. Oddio, questo qua vuole grane, venendoci molto vicini e togliendoci parecchio però. Questo gioco è di una casa in produzione che non conoscevo, ma mi sorprende il fatto che comunque sia tradotto bene in italiano. Questo qua, se vedete, si è messo in guardia. Ok, quindi no, io direi che prima tu attacchi lui se riesci. No, non ce la fai, mannaggia. Tu attacchi con questo lui. Che si è messo in rinforzo, però. Vabbè, no, non si è messo in rinforzo, era il mio rinforzo, ok. Tu riesci a colpirlo alla testa da qui? Dovresti, sì. Ok, quindi la guardia non c'è più. E posso vedere cosa riesco a fare con Renzo, che però non riesco a muoverlo lì, quindi adesso per intanto lo muovo qua. E lo metto sulla difensiva. Confermo con spazio. Tengo premuto R e passiamo il turno. Mi sembrano un po' statici, nel senso che si muovono poco. Hanno mancato, perfetto. Si è messo anche lui in guardia, quindi devo dire che queste situazioni sono abbastanza belle, perché siamo in stallo. Sappiamo di non poter andare avanti, però possiamo. No, è coperto. Sbaglieremo sempre da questa distanza. Quindi io mi muovo di qua e infatti adesso vedete che lui è in. Intanto sto tizio qui rotola, non so perché. Ci ha sparato con la guardia, dov'era? E ci siamo messi qui. Vediamo se riusciamo da qua a colpirlo. Sì, l'abbiamo preso, decisamente sì. Molto bene. Allora adesso andiamo avanti. Vediamo lui intanto cosa vuol fare. Lui spara, mancando, e poi si rimetterà in guardia come minimo. Non so, non mi pare si sia messo in guardia. Quindi, vabbè, ma io aspetto, non mi interessa. Io adesso faccio risparmiare un colpo a questo, che magari lo uccidiamo anche. No. Mannaggia. Renzo, vieni qua. Non lanci coltelli tu. Quindi devi stare qua fermo. Vedete che può colpire solo intorno a lui, quindi. Prossimo turno lo potrà fare. Vieni qui. E spara. Non è coperto, morirà poi adesso. Ok, infatti. Si continua. Allora, non si può zoomare. Ecco un'altra nota che devo dire. Musica molto bella. Quello sì. Devo capire adesso dove andare. Vediamo se c'è qualcosa qua da vedere. No, non si interagisce come ho detto con quasi nulla. Si va avanti di qua. Eccolo lì, c'è qualcuno. Salve. Ah, ok. Edit, email. Quanto tempo? Abbiamo poco tempo, non sprechiamolo, stiamo cercando Ame. Ma certo, benvenuti. Benvenuti, sì, andiamo avanti.
È qui. Ame, Emil, disegno con col cagnolone. E questo? Cosa state facendo? Hai ucciso Yana. Voglio sapere la verità, Emil. Siete stati voi? Avete salito voi il convoglio bo di Bacio ieri? Non ho tempo di spiegarti. È il casino che abbiamo fatto nella missione 1. Non vi dico nulla perché vi lascio un po' di... Andiamocene di qua. Non andate da nessuna parte. Cosa? Uccideteli. Cioè, se andate a trovare una che alla fine si è unita a noi, quindi adesso sono curioso di sapere le sue abilità. Tanto iniziamo con lui, che farà questa cosa qui. Iniziamo subito a eliminarne uno. Ok. Poi tu fai la stessa... no, pardon, ti muovi qui e colpisci di spalle questo. Edit. Ok. Perché siamo andati qua, ci hanno detto parlate con... Avete assaltato voi? Sì. E lei si è trovata in mezzo a sta cosa, eravamo andati a trovarla. Lei... Allora, che abilità fa infliggere a Ricotta... A Ricotta, vabbè, il suo cane. 30 HP di danno. Glielo faccio fare a lui. Vediamo come funziona. Non me lo fa? Sì, eccolo qua. Carino. Ok, ogni quadratino corrisponde a 10 di danno. Molto bene. Intanto spostati di qua. Va bene. Poi chi tocca ancora? Tu, tocca a te. Che potresti venire qui. Mannaggia. Vabbè. E sparare lui. Ok, edit, ce lo siamo sistemato. Non c'è più nessuno che può attaccare, quindi adesso dobbiamo subire due attacchi. Tre attacchi, quattro attacchi, mannaggia, mannaggia. Speriamo che attacchino tutti Renzo, che è il più resistente. Ok, due. Questo è un po' lontano, in effetti. Pianta grane lì, tutti su di lui. Va bene, dai, adesso pian piano andremo a sistemarci. Ah, ha colpito la sua stessa. Vabbè. Allora, dobbiamo giocarcela con calma. Giorno 2, ok, va bene, giorno 2 è livello 2, scusate. Allora, tu devi fare una cosa molto molto saggia. Ti muovi qui dietro e fai fuoco. Eccolo lì, chi è che si era messo lui? Vabbè. Mannaggia. Ma non è messo benissimo, adesso lui. Uccidilo. Ok, uno in meno. Mo' cerchiamo di far andare le cose nel modo giusto. Allora, cane, fallo attaccare a lui. Ok. Perfetto. Quindi, vediamo. Allora, tu puoi attaccare qualcuno che potrebbe essere lui con il colpo alla testa. Ok, via un altro. Poi, tu non puoi, però puoi far così e quindi ne eliminiamo un altro. Dalle palle. Ok, ne manca uno solo. Sono gestita anche piuttosto bene questa. Boh, mettiti in guardia. È l'unica cosa che potevamo fare. Passiamo il turno e ora vediamo se... Ok, no, hanno quasi ucciso Ame. In realtà poi se muore e vinciamo il combattimento torna in vita, quindi non dovrebbe essere un gran problema. Comunque, dovremo concluderla qui. Questa cosa con questa pugnalata così. Renzo ci salva le chiappe. Puten. Abbiamo quattro personaggi adesso. Oddio. Siamo partiti da Tebe, siamo Nova. La mappa è un po' criptica, così come anche la storia. Alina, è assurdo, da quante ore siamo chiusi qui dentro? Alexei, William ci ha ordinato di aspettare qui. 9 piena di Wintersonne. La nostra car, Alex, la nostra car, piena di soldati Winter. Ma stanno parlando un sacco di termini abbastanza criptici, quindi credo che la storia stia andando avanti. Non è un early access, per intenderci, quindi è già finito come gioco. E noi stiamo qui a fare niente, Margaret è in pericolo ed è una nostra responsabilità. Ali, non credo che... probabilmente è stato catturato o è morto. Andiamo a cercarli, glielo dobbiamo. Vabbè, raggiungi il settore 2.
Cioè, si parte già col combattimento. Proviamo altri due, Alina e Alexei. Allora, vediamo un po' le abilità, giusto per completezza. Qui infliggiamo 40 danni. Questo neutralizza un'unità nemica adiacente per un turno. È il calcio nelle balle. E adrenalina, cammina in una casella vuota, energia 15 caselle. Ci porta via uno soltanto, eh. Quindi se io facessi una cosa così, così. Perché non c'è tutorial che mi stia guidando, quindi io faccio così. Ok. E poi calcio nelle balle. Che è quello che mi hanno fatto prima. Perfetto. Bella anche questa meccanica qua. Così questo no, questo no, questo può fare la stessa cosa, ma direi che Alexei lo fa anche lui, ma poi gli spara. Sembra. Ah no, mannaggia, dobbiamo stordirlo. Dobbiamo stordirlo, no, però. Perché il gioco ce lo fa fare per non farci morire, perché ci mette comunque costantemente in inferiorità numerica all'inizio. Soldat. E poi? Vabbè. No, non funziona così però. Adesso, questi si sono messi in sta modalità qui. Quindi, direi che tu fai la fine del tizio lì. Perfetto. E tu fai la sua, immagino. Siamo andati, siamo finiti. Perché non si può nemmeno uscire dalla stanza, quindi se io la muovo finisce sotto tiro. Credo. Eh sì, però forse ci va bene. No, non ci è andata benissimo, ma possiamo lasciarla lì intanto. Massimo, rifaremo il combattimento. No, molto molto male. Gestita malissimo. Gestita veramente male, infatti vorrei ricominciarlo il combattimento, ma. Molto bene. Poi tu invece ti ripari qui dietro. No, no. Che coglione che sono. Vabbè, forse ce la facciamo lo stesso, però. Ok, adesso lui dovrà muoversi per forza. Quindi tu ti metti in guardia, confermo, cambio turno, a meno che poi non spara attraverso. Infatti. Allora, tu spari lui. Ce la fai? Errore, immaginavo. Tu fai la stessa cosa con lui. Perfetto. Fine turno. Vediamo se ce la facciamo. No! Speriamo non si metta in guardia, se no siamo morti. No, forse. No, sconfitta. Niente. Vedete che qua si va a ricominciare il combattimento. Non c'è modo di mettere delle impostazioni tattiche all'inizio, si parte così e basta. Quindi, ora ce la gestiamo meglio, mi metto qui, ben nascosto, e lo stordisco. Perfetto. Dopodiché, tu puoi correre qui dietro, però poi non puoi attaccare. Mi sa, ho paura. No, però puoi fare questo. Perfetto. Tu invece no, quindi passa al turno. Siamo tutti abbastanza coperti. A parte te che perdi metà vita così in modo stupido, però non c'è altro modo. Lui che spara di là, ma mancherà perché appunto la protezione è permanente, quindi continuiamo a mancare, si mettono tutti in modalità guardia, ma al momento credo che non servirà molto perché tu concludi lui. Tu sparerai a lui.
e il prossimo turno fine dei giochi. Anzi, tu mettiti in guardia e passiamo il turno. Concludiamo il turno. Ah, gli fa poca roba, quindi va bene così. Questo lo mancherà. No, l'ha preso stavolta. Stavolta. Sì, sì, in guardia, ma ti servirà ancora per poco, presumo, perché... Allora, tu... Allora, tu spari a lui. Ok. Non è ancora morto. Vabbè, allora interveniamo anche con questo di qua. Contro di lui. Fine. Niet. Fine. Adesso vediamo se lui che cosa fa. Sparerà di là. Vabbè, niente. Allora, adesso facciamo le cose come vanno fatte. Allora, prendiamo questo qui. Tanto siamo tutti e due in salute, quindi prendo lui, si muove qui, si è messo in guardia ma non funziona, lo stordisce. Ok, così giochiamo due turni in pratica. Tu esci qui e gli spari, cioè non è che ci siano molte alternative. Via. Perfetto. E poi passa il turno, lui non gioca, giochiamo sempre noi perché è stordito. E invece no, perché gli abbiamo sparato, quindi ha perso lo stordimento. Vabbè, imparata cosa nuova. Beh, poco male, perché adesso comunque è la fine dei giochi. Arriva lui e finisce. Ok, tutti i problemi. Va bene, allora... Allora, niente, qua. Ho dato un po' di preciso la vostra situazione. Eravate preoccupati, non siamo riusciti a valutare la situazione. Parliamo più tardi. Ho sentito che tengono domi chiusi nei dormitori. Dobbiamo andare a cercarlo. E gli altri cosa facciamo? I cercatori? Niente, vi salto la storia perché almeno abbiamo un altro personaggio, anche Willem. Quindi ne abbiamo visti parecchi. Ne abbiamo visti praticamente quasi tutti i personaggi. Possiamo ricominciare il livello. Impostazioni, vabbè, siamo già al massimo. E qua si va avanti con la storia. Allora, conclusione. È carino come gioco, senza dubbio. Non possiamo ancora andarcene. Ok, dovremo ancora vedere le abilità. Però alla fine questo è l'inizio. Vi chiedo, quello che avete visto vi è piaciuto? Il gioco vi ispira? Vi piacerebbe vedere un altro gameplay su questo, andando avanti da questo punto? Fa per voi? Io dico la mia. Io non sono per questi generi, però è carina questa cosa dell'andare avanti con questi combattimenti molto simili ma anche abbastanza dinamici, costantemente andando a scoprire la storia senza perdersi dietro cose troppo tecniche, crafting, impostazione. Però secondo me per andare a comprarlo e spendere 29,99 dovete essere davvero appassionati. Ma non è brutto, come a me piacciono un sacco di giochi che ad altri fanno schifo, quindi secondo me vale anche per questo. Ora io attendo il vostro parere nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.